Allora, eccoci qua con il nostro Tonino Cagnucci. Tonino, buongiorno, evviva! Buongiorno! Buongiorno! Ecco. Buongiorno! Sempre. Ciao, Tonino. Ho sentito chi c'è, Bobbo pure. C'è Bobbo, Artefatti, sì, sì. C'è Carletto Nostro, ah, e poi ci sei te che ti sei appena svegliato, sì. Evidentemente, perché c'hai in gola, c'hai in cinghiale, che c'hai? Ti sento molto arrocchito. Dai. Toroncino. Andiamo, dai. Allora, Tonino, dai, auguri, consuntivi, auguri. Speranze, cose, eccetera, no? Ma di Roma? O... di tutto, della vita. De tutto, e dentro la vita c'è pure la Roma che ha un posto primario, no Tonino? No, no, gli auguri non li faccio sicuramente a tutti, insomma, a tutti voi sì. Vedi, io per esempio sono d'accordo con Tonino, ma esatto. Perché uno deve fare auguri a tutti? No, magnanimità, no, ma apposta, ma perché no però? Ma perché no? Proprio perché no? No, no, voglio dire, facciamo un esempio, li facciamo agli operai di Termini Imerese, bravo, sì. Il lavoro, ma non li facciamo a Marchionne. Perché... bravo, bravo, bravo. Questa è una cosa. Mm-hmm. Poi seriamente sì, auguri a chi sta... a chi soffre, a chi sta male, a chi ha perso il lavoro, a chi sta nelle carceri, a chi sta in ospedale, certo. Questi sono auguri sentiti. Certo. Nel mondo del pallone sono i tifosi della Roma, perché insomma, voglio dire, che se lo dire. Meritano. Certo. Sempre, quello sempre. l'altri sono tutti infami. No, voglio dire. Ah, beh, sì, dai, insomma, stavo giocando, voglio dire. Ma è ovvio, ma è ovvio. Senti, a voi di cuore, perché comunque sono 3 mesi che sto qui con voi e Bobbo poi mi conosce un po' meglio. E non è per me così scontato parlare in radio, insomma, certo. Un po', quindi mi sto trovando bene. Quindi, ma per noi è una gioia, vedi? Per noi è una grande gioia, ancorché il privilegio, perché sei una bella mente. Mio, parlare veramente con te, con Carlo tutte le mattine, con Patrick. Quindi... certo. Senti una roba, allora vorrei un commento vostro in merito alla decisione presa da Prandelli. Voglio partire da Carlo. Prandelli convoca Farina e lo porta in nazionale. Farina, voglio ricordare a chi ci ascolta, è quel giocatore che ha rifiutato. Ha detto di no alla corruttela, va bene? Cresciuto nella Roma, peraltro. È cresciuto nella Roma. Come la giudicate questa cosa, Carlo? Ma in maniera assolutamente positiva. Vero? Che sia un riconoscimento per la leader nazionale, quello che dà il calcio a un giocatore che è riuscito veramente a dire di no, un giocatore che non naviga nell'oro. Sì. Sicuramente va ricordato questo. Sì. Dai, è facile, uno che guadagna, adesso ti dico, una cifra, 10 milioni di euro l'anno, dire di no a 500.000 euro, insomma, chi invece ne guadagna tanti, pur stando comunque abbastanza bene, sai, la possibilità di arrivare a prendere comunque dei soldi ci può sempre essere, insomma, questo credo. Però lui non ha battuto ciglio e tra l'altro ha denunciato la cosa, quindi penso sia un giustissimo riconoscimento, e tra l'altro, a parte il fatto del gettone di presenza comunque nazionale, ma penso che sia anche a livello di immagine è un fatto morale, no? Un fatto morale, molto sì, importante, morale, per no? Cui è un messaggio anche positivo proprio che dà al calcio, no? Proprio il calcio italiano da questo punto di vista. Prima di sentire Tonino, volevo sentire anche Bobbo in merito a questa decisione. No, io faccio un plauso a Prandelli. Secondo me è una delle prime cose giuste che fa, perché poi su altre per me è stato molto discutibile, sul suo progetto etico che vedeva sempre De Rossi pagare gli altri comunque a scendere d'accordo con giornalisti nello spogliatoio. Sinceramente mi ha lasciato un po' artefatto, ecco, mettiamola così. Non è male. Adesso questa qui è un riconoscimento giusto, importante, va bene. Trovo anche tempestivo, tempestivo il rapporto a quello che poi naturalmente leggiamo tutti i giorni. Tonino? È una cosa bellissima, visto che mi sono alzato adesso, come hai detto, no? Certo. Buongiorno. No, lo sapevo, buongiorno. È proprio, ma tanto bella, cioè, proprio meriterebbe un pezzone di quelli seri, perché, non lo so, mi sembra... Tocca trovarne uno bravo, allora. Mamma mia, Bobbo. Bella tanto, sono messaggi, insomma, va bene, non è bella veramente. E dai, è il premio all'onestà, no, in sintesi è il premio all'onestà. Certo che non è scontata, per questo che è bella, perché non è scontata. Pure proprio perché è così, come dire, eclatante, va bene proprio, un bel messaggio. Su Prandelli non la penso come il mio carissimo amico Bobbo, perché... sì, su De Rossi forse una volta ha sbagliato, però perché non ha convocato per la comitata e non ha fatto, adottato lo stesso metro con, che so, per esempio con Montolivo, che si è messa lì. Bravo, bravo, quello, io quello alludevo. Quella è una cosa odiosa, soprattutto Montolivo, assolutamente. Però
diciamo è stata una scivolata, non lo so, forse perché un pochino conoscendolo, Prandelli ce l'ha sta sensibilità, un po' l'ha dimostrata sempre secondo me, quindi questa non mi stupisce. Però bella. Allora, sì, sì. Amici cari, io vi voglio salutare con un augurio. Questo è il secondo Natale di Radio Yes, un passo molto importante per noi. Siamo una radio in crescita, in forte crescita, e credo che vivremo insieme tantissimi momenti di gioia come questo e di consuntivo al meglio. Questo è l'augurio che io mi faccio e che vi faccio, ma non tanto per quello che può essere anche il successo o meno di una radio, ma quanto la gioia di stare insieme a delle persone come voi. Siete persone per bene, siete persone che vi siete coagulate spontaneamente intorno ad un sentimento che è quello che poi muove questa radio, poi dopo i progetti, le missioni, sai, possono riuscire o possono fallire, ma quello che c'è dentro, quello no, quello non fallisce. Un po' come quando Paolo Coelho raccontò il viaggio, no? Dicendo che il viaggio non è l'arrivo, il viaggio è l'esperienza che fai durante. Quindi con questo sentimento che io vi auguro le cose migliori, tanto poi continueremo a viverle tutte insieme, e naturalmente lo faccio anche a Bobo, che voglio salutare, ma voglio darti anche la parola. Sì, sì, no, io saluto tutti, voglio fare come Tonino ha prima detto, auguri, perché lo sento, a tutte le persone che hanno che accudiscono infermi in questo Natale, e a tutti coloro che stanno perdendo, hanno perso il lavoro, in particolare riguardo al settore dell'edilizia che è devastato. Poi invece, chiudendo un più in allegria, mi rivolgo a Tonino perché c'ha Lorenzino, un bambino. Hai fatto il presepe, Tonino? Scusami? Tonino, hai fatto il presepe? Io ho fatto, sì, l'ha fatto mia moglie il presepe. Ecco, io ti do le ultime direttive, perché non so se lo sai, ma pure con Luisa Riga c'è stata una consultazione. Il buon Asinello, Rodrigo e Leandro vanno messi davanti, mentre Miran e Arnold e Daniele vanno dietro. Capito? Pure sul presepe siete andati. Sì, oh, questa è la rivoluzione culturale che va fatta. Rivoluzione. Non fanno tanto grosso il presepe, che se paga lì ci pure lì. Grande, caro. No. Questa è meravigliosa. Spettacolare già. Dici sul presepe, fai grosso, diventa luogo di culto la casa. Esatto, e non la fai. Esatto. Grande, cioè, o esagerate oppure questa De Carlo è il gol di Osvaldo 2-0 a Bologna. Esatto. C'è tutto. Esatto. Vi voglio bene, amici. Un abbraccio, un grande. Auguri. Buon Natale, ciao, auguri. Carlo, auguri. Carlo Zampa, Tonino Cagnucci. Un grande abbraccio forte, grande, e anche al nostro, possiamo definirlo tale, al nostro Bobo Artefatti. Io faccio un saluto a te, auguri, e a te, i due ascoltatori che sono sterminati, ai tassisti che abbiamo sentito, tutti. E io li faccio a te, beh, soprattutto a chi puoi immaginare nel momento che tu stai vivendo, ma a tutta la tua bellissima famiglia. Bobo c'ha una famiglia meravigliosa. Grazie. Due figli fantastici, una compagna ancora di più, e quindi soprattutto poi la persona che sei, una bella, grande, bella persona. Verdade. Il nostro Bobo Artefatti, ma tanto poi avremo modo di sentirci, no, anche nel prosieguo del nostro cammino.